sistema di dati. Poi l'altro elemento sarà quello di provvedere alla costruzione dell'impianto per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti indifferenziato alla raccolta secca. Come sapete, in questo ambito ci sono due possibili siti: quello di Ancona, non ancora localizzato, soltanto ipotizzato, e quello oramai vetusto, noto, arcinoto, acquistato, oggetto anche di progettazione, oggetto anche di finanziamento del comune di Maggiore Spontini, adiacente alla Cornacchia. Alla provincia è stato domandato di verificare l'iter, lo stato dell'iter del comune di Ancona, e decidere nel più breve tempo possibile dove collocare l'impianto di valorizzazione dell'indifferenziato. Da parte del comune Laura Spontini, a nome dei sindaci CIS, è stato ribadito quello che è sempre stato il nostro punto di vista, nel senso che non abbiamo nessuna preclusione a che quell'impianto venga costruito a Maiorato Spontini come previsto al piano provinciale di gestione dei rifiuti, ma nello stesso tempo, qualora non venisse utilizzato l'impianto, abbiamo ricordato che quel terreno è stato oggetto di un pesante investimento di 450.000 euro da parte del CIS, per cui comunque noi eventualmente, qualora non utilizzato dal consorzio, porremo la questione del recupero dell'investimento, perché quell'investimento fu fatto in accordo con tutti i 33 comuni e con la provincia di Ancona e con il consorzio CIS-33. È stato stabilito una conclusione della strada con misura di scarica non si è bloccato nel solo comune di Spontini, non è stato stabilito. Tra l'altro questa strada è oggetto di dibattito politico, di interrogazioni, di richieste di classificazione in maniera molto accentuata. È il 27 settembre, il protocollo del 28 di ieri, è stata fatta pervenire una richiesta di riclassificazione dalla consigliera provinciale Mirva Magnani, firmata da Mirva Magnani, Paolo Lascio, Marco Grandi, Massimo Palazzia, Signor Giannolini, che chiede alla provincia di riprendere in carico la strada cosiddetta Monte Schiavo per una serie di motivi, tra cui chiaramente la presenza del SUGEMS, che induce un numero considerevole di mezzi pesanti che traffico. Chiedo all'assessore competente alla presenza se intendono aprire un dialogo con i sindaci interessati alla terra stradale, cioè i sindaci delle due strenze, Processo Marcello, Castelpane e Maiorato Spontini, per trovare una soluzione al programma, se questo tavolo si intende come oggetto di forza manutenzione stradale Monteschiavo con anche la società Sogeno, se per caso non c'è un traffico di mezzi pesanti. Abbiamo già perorato la causa in altre situazioni, ci è stato fatto presente che la provincia non è in grado di sostenere né l'assunzione né le spese di compartecipazione alle spese, per cui il problema è tuttora in bilico. Abbiamo fatto presente che anche l'ultima cabina di regia, che c'è un duplice problema, un problema politico e un problema tecnico-finanziario. Il problema politico è quello che lo stato della strada è peggiorato a causa dell'aumento del numero di camion transitati, questo non per scelta del comune di Spontini, quindi ci sembra perlomeno che questo sia un concorso di finanziamento da parte di altri soggetti. Tecnico-finanziario riguarda lo stesso tema del patto di stabilità che coinvolge la discarica. Anche se noi oggi potessimo intervenire, non riusciremo a farlo perché prenderemo fuori il patto di stabilità. Quindi, oltre all'ampliamento della discarica, anche l'intervento sulla via della Guardanchia è stato posto all'attenzione della comunità regia della provincia di Ancona perché è un tema non secondario. È ancora fermamente convinto, almeno certo sono fermamente convinto, di mettere in atto tutte le azioni volte a tutelare in tutte le sedi e i modi ritenuti opportuni. Probabilmente non condividiamo quello che significa modi ritenuti opportuni, ma quelli che noi riteniamo essere modi ritenuti opportuni confermo assolutamente di essere fermamente ancora oggi, ancora convinto. Chiedo una clarificazione sui digestori anaerobici mai visti e impianti di valorizzazione, che sono? Il digestore aerobico trattasi di impianto sottovuoto, aspirato, per cui non esce nessun odore, nessun fluvio all'esterno, che dovrebbe far fermentare l'umido e con la fermentazione produce energia elettrica, poi viene trattato e poi dovrebbe essere portato all'impianto di Corinaldo, in modo tale che l'impianto di Corinaldo possa essere utilizzato per la parte finale, quindi mangia, passato il termine, un pre-digestito,
possa acquisire l'intero impianto dentro la provincia di Ancona. Questa è un'ipotesi. Alla provincia è stato domandato di definire una volta per tutta la tecnologia. Per essere molto franchi, erano girate anche delle voci di collaborazione con dei privati. Io ho avuto modo di dire che non sono né contro né a favore dei privati, sono semplicemente a favore della chiarezza. Quello che si vuole fare o che si propone di fare è che venga messo nero su bianco una proposta che venga portata in discussione ai 49 comuni riuniti in assemblea insieme ai consorzi, visto che la regione ha ribadito che in assenza della vigenza della legge regionale la competenza è in capo ai comuni e ai consorzi. Quindi l'unico modo è quello che ci sia qualcuno che coordini, che questa deve essere la provincia, una proposta, più proposte in termini di localizzazione, in termini di iter, in termini di tecnologia, su cui poi i comuni siano chiamati a scrivere. E questo dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda l'impianto di protezione del secco, del differenziato, anche questa è una tecnologia che non sarà assolutamente quella a suo tempo prevista per l'impianto di moglie, che prevedeva addirittura la produzione del CDR, una tecnologia a cui siamo contrari, che comunque è stata tutta superata. Dovrebbe essere un eventuale recupero del progetto fatto per Ancona, cioè l'idea è stata detta: se qualcuno ha pagato dei soldi pubblici per fare un'ipotesi di progetto di valorizzazione, che inizialmente Ancona era la valorizzazione dell'umido e del secco, poi è stato detto non andiamo a spendere altri soldi visto che si chiede soltanto questo tipo di impianto, se quell'impianto ha una valenza tecnica aggiornata, non buttare via i soldi in parte della progettazione, ma vedere se è possibile recuperarlo sia per Ancona sia per Magliari, per dove si decida. La decisione unica che è stata presa è che l'impianto di valorizzazione del secco deve essere uno solo, perché non ci sono gli elementi di ammortamento di due impianti, perché non siamo in certe regioni d'Italia dove l'emergenza fa sì che sia il governo a finanziare gli impianti, ma gli impianti dovranno essere finanziati con la tariffa. Per cui costruire gli impianti avendo una quantità di rifiuti insufficiente per mantenere l'equilibrio economico gestionale significa poi incidere pesantemente sulla tariffa. Quindi praticamente un unico impianto trattamento di valorizzazione del secco con tecnologia da chiarire, da presentare, da specificare in questa prossima riunione di tutti i comuni. Terzo punto, avendo il sindaco ritenuto necessario che il comune Maiorale assuma una responsabile collaborazione fortemente condizionata e periodicamente comunicata, avendo tuttavia evidenziato come questa responsabilità di impatto deve essere capace di trasformarsi nel primo evento che dimostra un gioco scorretto in un rispetto dei patti del percorso condiviso, in un'azione decisa e forte contro qualsiasi forma di prevaricazione e contro qualunque situazione che possa recare il vantaggio al nostro comune, al nostro territorio, le chiediamo. Sulla base della sentenza del TAR per i ricorsi contro la costruzione della terza discarica, le decisioni della cabina di regia sui conferimenti sono state condivise, le scelte sono state rispettate i patti in relazione alla quantità da suddividere con Corinato, oppure le decisioni ci sono state imposte, e in quest'ultimo caso sarebbe questa la capacità di governare gli eventi, e comunque sia abbiamo ancora, questo lo aggiungiamo rispetto, abbiamo ancora la convinzione, la consapevolezza che questa questione la riusciamo a dominare e a governare, perché di qua l'impressione invece che le cose scivolino. È stata chiesta la delimitazione provvisoria fino al 36/2010 per porre in atto tutta una serie di verifiche in cui mancato riscontro positivo farebbe cessare la collaborazione e la responsabilità del nostro comune. Questo è una data che fa la differenza o è semplicemente un termine che è stato posto in quel contesto? Allora,